Auditorium di Banca del Valdarno, 9 aprile 2024, siamo con il presidente di Banca del Valdarno. Dottor Donato, per un'agricoltura competitiva e sostenibile sosteniamo l'agricoltura. Perché? Innanzitutto perché fa parte della vocazione della nostra banca. La nostra banca da più di 100 anni all'interno e nel solco proprio delle banche di credito cooperativo nasce come cassa rurale e quando si dice cassa rurale abbiamo proprio un richiamo al nostro settore primario, alla terra, all'agricoltura, perché le nostre banche nascono proprio per sostenere gli agricoltori che anche 100 anni fa avevano difficoltà nell'accesso al credito. Diciamo che oggi in chiave moderna, tra l'altro in collaborazione con tante realtà del territorio, firmiamo questa convenzione con il distretto rurale del Valdarno proprio per offrire attraverso un plafond importante di 5 milioni di euro misure per sostenere, attivare e avviare e portare avanti proprio gli imprenditori che lavorano nel settore dell'agricoltura. Aver trovato, no, uno strumento importante per dare concretezza a una scelta che la banca ha fatto ormai avviata più di un anno fa, che è quella di reinvestire nuovamente, ma con maggior forza, maggior mezzi e maggior determinazione in un settore così importante come quello dell'agricoltura. Dunque, con il distretto rurale del Valdarno Superiore, oggi sottoscriveremo una convenzione che è davvero un passo fondamentale. Innanzitutto perché il distretto annovera fra i suoi aderenti oltre 150 aziende, quindi un numero davvero ragguardevole, e perché dall'altro ci consente di accorciare la distanza con gli operatori e dunque metterci al loro servizio in maniera molto più concreta e molto più efficiente. Noi stiamo lavorando appunto da un po' di tempo a far crescere, a far conoscere il distretto rurale del Valdarno, perché è uno strumento importantissimo proprio a servizio delle aziende. Come distretto abbiamo già partecipato a un bando di finanziamento del Ministero e abbiamo messo insieme 5 progetti per un valore complessivo di 6 milioni di euro con un finanziamento a fondo perduto del 30%, quindi tutte risorse fresche che vengono nel Valdarno.